sorprese, simpatia e tanta musica. Tutto questo è il Festival di Sanremo quest'anno targato Fazioli Tizzetto. E al Teatro Ariston abbiamo incontrato le personalità dello spettacolo presenti per chiedere chi vincerà la 63esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Maria Nazionale, che non avevo mai sentita, una vocalità che ha il sapore completo del Mediterraneo. Si te viene un dubbio, si può tutto arraggio, non ti senti sicuro. Quindi Daniele Silvestri, Max Gazzè e via di seguito. Io mi sono affezionato a Marta sui tubi. Mi piace molto quella di Max Gazzè e di Chiara. Quindi chi vorresti che vincesse la 63esima edizione del festival? Chiara. Colgo occasioni così, senza necessità. A me piace molto Annalisa, sia dal punto di vista come cantante e anche come persona, perché ho avuto modo di ascoltarla. Il mio podio personale ci metterei sicuramente Elio, ci metterei sicuramente Gualazzi e ci metterei sicuramente Silvestri. Sai, ci basta un sogno di Raffaele Gualazzi, è davvero da sogno. È da sogno la sua musica, è da sogno le parole che ha scritto. Per sopravvivere ci basta un sogno, sai. La canzone che in questo momento mi piace di più è L'Essenziale di Marco Mengoni. Quella che ho trovato più geniale e divertente è sicuramente la canzone mononota di Elio e le Storie Tese. Io purtroppo voglio Elio al primo posto e poi Daniele Silvestri. E quella nota è questa. E promossi a pieni voti dalla maggior parte dei VIP per la loro canzone. Checco e i Modà. I nostri beniamini, no? Quelli che abbiamo presentato, i Modà. Tutti sono bravi perché ho ascoltato dei brani veramente molto emozionanti, con delle parole molto belle, però il mio cuore batte per i Modà. Se le stelle si vedessero col sole, se si potesse nascere ogni mese. E come consiglia il grande Pippo Baudo? Sono canzoni un po' difficili quest'anno, quindi hanno bisogno di molto ascolto. Speriamo bene. Non ricordo più che sapore ha.